Caro Fabio Lioi, io credo che oggi ci sia una grande difficoltà nel mondo del lavoro che è in due ordini. La prima è una riduzione di fondo delle possibilità di lavoro, c'è meno lavoro in giro complessivamente. E la seconda, c'è una grande diseguaglianza con le condizioni lavoratorie in lavoro complesso. Per il primo problema, noi l'unica strada che possiamo percorrere è quella di aumentare lo sviluppo del paese, fare in modo che ci sia un rilancio economico, ci siano nuove iniziative, ci siano nuove imprese, e quindi bisogna sostanzialmente fare in modo che ci sia un nuovo lavoro vero, non lavoro inventato. Il lavoro inventato distrugge più risorse di quelle che crea, e quindi poi alla fine è soltanto come una droga che poi alla fine si risolve nel nulla. Pensiamo ai tanti lavori socialmente utili, a tante realtà che in un certo momento hanno avuto lavori assistenziali e poi alla fine si sono trovati in una situazione peggiore di prima. Quindi aumentare lo sviluppo e rafforzare le imprese. Poi c'è l'altro aspetto, le grandi differenze ci sono fra il lavoro precario e il lavoro stabilizzato, fra il lavoro nero e il lavoro garantito, fra il lavoro privato e il lavoro pubblico. Ci sono tanti mercati del lavoro completamente diversi. Ecco, io credo che noi dobbiamo giungere a diritti uguali per tutti, a uno statuto dei lavori che metta insieme i diritti di tutti e riduca i diritti di chi è più garantito per dare più diritti a chi è meno garantito. Però per fare questo bisogna fare delle riforme che spesso si scontrano con resistenze, con equivoci. Io credo che sia una grande battaglia di tutti i lavoratori ridurre un eccesso di garanzie e di tutele che purtroppo oggi sono riservate soltanto a un numero sempre più ristretto di persone. Dobbiamo fare di tutto perché ci sia un equilibrio maggiore ed è un obiettivo della nostra attività politica. E spesso troviamo della resistenza a sinistra da parte di chi ha ancora una visione troppo vecchia, troppo arretrata nel mercato del lavoro. Ecco, io credo che insieme dobbiamo riuscire a trovare questo equilibrio, creare più lavoro e fare in modo che tutti i lavoratori abbiano la stessa base di diritti. Caro Paolo, il problema per i percettori abusivi riguarda non solo Verona ma tutta Roma, quindi noi dobbiamo progressivamente risolvere questa situazione. In realtà i fronti aperti sulla lotta al degrado sono tantissimi e stiamo cercando di contrastarli con vari interventi diversi. Faremo in modo che anche i parcheggiatori abusivi si riducano, però bisogna avere un po' di tempo perché dobbiamo combattere su tanti fronti diversi. Un po' alla volta, uno alla volta, risolvere tutti i problemi e aggiungeremo anche i parcheggiatori abusivi, che ovviamente rappresentano una violenza per i diritti dei cittadini e spesso sono quelli che magari, come sappiamo, creano problemi quando magari non vengono pagati, magari deturpano la macchina o creano delle difficoltà notevoli. Quindi da questo punto di vista siamo consapevoli che appena sarà possibile bisogna intervenire in maniera incisiva contro tutti i parcheggiatori abusivi della capitale. Riccardo Dilla, volevo sottolineare un fatto: di Pontelungo non sapevo la situazione di degrado, l'ho segnalata alla Polizia Municipale e che mi farà un rapporto il prima possibile e cercheremo di fare degli interventi per combattere queste zone di degrado. Sono tante a Roma, questo ve lo voglio dire con chiarezza, quindi va bene la tolleranza zero, faremo in modo di combattere tutte le forme di degrado, di microcriminalità e di diciamo così illegalità diffusa, però ovviamente dobbiamo procedere secondo le nostre forze per affrontare tutte queste varie piaghe metropolitane. La nostra città è cresciuta male per tanti anni, quindi le aree difficili sono tante, i non luoghi dove non si riesce facilmente a intervenire sono molteplici, ma cercheremo sicuramente di trovare una soluzione e Pontelungo sarà messo tra le priorità delle prossime aree su cui intervenire. Caro Marco, è evidente che proprio questo blog, queste domande, queste risposte sono il modo migliore per affrontare diversi problemi e diverse situazioni, quindi non c'è bisogno di un'area dedicata per i problemi dei cittadini. Tutto il blog è dedicato a fare in modo che i cittadini possano fare proposte, possano avanzare idee e possono anche rappresentare i loro problemi o le loro critiche. Quindi da questo punto di vista il blog è lo strumento che serve proprio a questo e a vostra disposizione. Caro Mauro, io non sono al corrente di curriculum scandalosi, i vari amministratori delegati sono responsabili delle istruzioni che fanno, non credo ci siano curriculum scandalosi per le istruzioni che sono state fatte, peraltro sono veramente poche in questo anno in cui sono sindaco. Però quello che ti posso garantire è che non ci sono mille esuberi, non diciamo sciocchezze, non inventiamo favole o leggende metropolitane.
la ristrutturazione del trasporto pubblico locale si farà salvaguardando tutti i livelli occupazionali, quindi non ci sono mille esuberi, noi difenderemo i lavoratori e abbiamo stabilizzato molti lavoratori precari, circa 2000 lavoratori precari abbiamo addirittura dalla vigente stagione. L'ideologia è un conto, ognuno può avere le idee, i fatti sono altri e sui lavoratori, sulla pelle dei lavoratori noi non scherziamo, a prescindere da come la pensano e come sono collocati.